perché questi signori del paese, così tra gli amici si chiamano in un modo, sulle carte sta scritto in un altro modo. E poi quando sono le cose legali, se impappino, se impicciano, perché questi paesi piccoli si chiamano tutti col soprannome. Perciò come ti chiami di preciso? Compa, tu le carte mie le hai viste già, quando abbiamo fatto il contratto con la Costa Rete. E non ci vegliate no, io mi chiamo sempre Pasquale Perpetuo, va buono? Bravissimo, tu non hai cambiato nome, però ti chiami sempre Pasquale Perpetua e non Perpetua. Allora, la prima lettera che devi imparare a scrivere è la P. Ehi, compa, e c'è uno per scrivere una lettera? Io non ci pigliavo mai la penna a mano, e mo' già non si fa scrivere una lettera. E A te te la scrivi. La lettera P è questa qua, vedi, questo segno qua. Vedi, così. Poi la striscia sopra, poi gira a destra e poi chiudi qui al centro della striscia. Questa è la P maiuscola, dai, prova. Come va? Così, vedi. Adesso dai, prova da solo, hai capito, Mica tanto. no? Non fa niente, e basta che tu impari a impugnare la matita, così. Ah, così la matita, dai. Ma questo non è una zappa, così, tra le tre dita, pollici e così. Dai, guarda e segui, dai. La scrittura non va per me, compà. No, fa qualsiasi cosa, pure a carri a fredda con c'è solo, ma la scrittura? No, non va per me, compà. Carrini, è tutto quello che avevamo progettato, va tutto cancellato se non impari a fare la firma lì, Sì, compà, ma la scrittura è troppo difficile per me. La tua residenza è inferiore a Mastro Trespolo. Inferiore a chi tu guarda sì, come che stai cioè? Eh sì, perché con colorini, Mastro Trespolo, in una settimana ha imparato a scrivere chiaramente il nome e il cognome suo. Hai capito? Muoviti, muoviti! Devi essere sempre tu! Sempre tu a condurre guai, zio! Quando è che la qua. smetterai? Quando viene dalla montagna, lega il muro dinanzi al portone nostro e se lo va bene la cantina di tuo fratello Federico. E tu che fai? Lo minacci. Papà, ma quello il mulo aveva sporcato tutto davanti al portone. E che fa? Adesso va Maria e pulisce tutto. E adesso va Maria e Maria, pulisce vai, vai. tutto, ma adesso va Maria e ma me lo intende a me Ma ti metti a farlo meglio pure tu. No, ma in questo modo ti fai mettere i piedi in testa di Caruso, qui siamo in paese e ci dobbiamo rispettare l'un l'altro. Tutti quanti, perché all'occorrenza potremmo avere bisogno, E tu che ti metti a fare? Il telefono, l'ho detto, è carburante. Ci fornisci il carbone quello completo. E tu che fai? Non mi lasci la pistola. Lì anche per rubarti un cappello ti fanno un buco nella pancia. Uè, animale! Forza da qua! Il sabbagliaio forza su, fammi! Il sabbagliaio! Io scendo un attimo giù perché... Quando stiamo fuori, mi fai sperare, e mocca! Non so se confessi in me, io ti faccio sperare, e di che? Ma volessi vedere che una benestante e una famiglia possidente come me, si mettono una senza niente come a te. Ma padre, come ha detto, che padre, Don Domenico, vuole imparare a mettere la firma, e diventa purista possidente. Ah, ho capito, sai, per diventare possidente non basta solo la firma. Ci vogliono pure le proprietà a casa. E che piano piano arrivano, luci. Ti piace, luci la vita. Queste mi è capata abbracciare. No, a te. Ma te abbracciare a me. Ma la penna mia è bella a te. Ho detto a te. Bravo. Prego. Prego.
Oh, il nostro Leonardino. Ma com'è che non ti ho visto la professione? Don Ippo, sono stato a fare visita alla nonna perché ha avuto un leggero dolore. Ma se sei stato a far visita ad una malata, hai fatto un'opera di carità. E sei ampiamente giustificato. Vabbè, ma dopo c'è sempre chi prega per lui e recupera, no? Sì, ma da noi si dice chi vuole Cristo che se lo preghi. Ma no, questa è una forma pagana di religione, egoista. Padre Giovanni, invece, credo che sia molto disponibile a pregare per tutti, soprattutto per i familiari. Non è vero, Padre Giovanni? Beh, io potrei anche pregare, poi bisogna vedere se le persone per cui prego meritano le mie preghiere. Adesso abbiamo una discussione teologica di non facile soluzione. Specialmente quando si è a stomaco vuoto e si aspetta di mettersi al tavolo e gustare il buon cibo di Donna Celeste. Lucia, tu vai a vedere la mamma se è pronta. Bene, vado subito. Accomodatevi, accomodatevi. Oh. Allora, i nostri giovani che studiano nella capitale partenopea, quali novità ci portano? Don Ippo, se volete essere ragguagliato come credo dalle novità politiche, è Carlo che deve parlare. È vero, perché Carlo già mi ha detto che tra poco saremo tutti sottoposti ai piemontesi. Come, come? Sottoposti ai piemontesi? Ma come? Siamo stati sottoposti ai normanni, ai francesi, agli spagnoli e pure ai piemontesi. Ma no, non mi può, quello papà esagera, io non ho detto proprio così. Della signora Donna Celeste bisogna chiedere la benedizione del Signore. Una benedizione ci vuole. Signore, benedici questo cibo che stiamo per prendere per la maggior gloria nostra e di tutti i presenti. Io non ho detto altro. Volevo approfittare di questo momento, viste le notizie che Carlo ci ha portato da Napoli, confortate anche da alcune mie personali, volevo rivolgere al Signore una ulteriore preghiera. Signore, fa che in questi momenti tristi e bui una luce divina illumini le menti dei nostri governanti. E che al più presto ci sia l'Italia, unita, libera e indipendente, senza alcun spargimento di sangue. Amen. Adesso. Viva l'Italia! E non la famiglia dell'arciprete, è uno che l'ha fatta per me cacciare. Ma io che resistito, mi sono scherato subito per liberare, che mi hanno protetto. I 10 minuti stavano scuotati con il borbone, e poi fanno finta che stanno con il sapore. Ma sotto tutti spero che torno Francischiero. Pare che appoggiano pure questi ingombranti che stanno per qua a passo puntato. Specie cucina. Sì, io so tutto, so tutto. Ma senti un po', l'impiegato Andrea De Meo è parente diretto dell'arciprete. Sì, state attenti, quello è pericoloso. Tutto quello che si fa per coppa su comune, e riferisce a fratello arciprete. Pensate che l'ultima giugno arriva che dichiarato che la bosca del campone venisse assegnata a Giuliano Testa di Mola per 32.000 lire. Lui l'ha saputo prima, ha minacciato il sindaco e ha mandato lo serpato. E mo' me spero di prendersi da lui a poco pezzo. Stanno attenti, quello tiene tutti in mano. Il comandante della Guardia Nazionale e suo fratello. E anche le norme della congrega di carità
è un suo stretto parente. Che stai dicendo? Io non posso entrare. Qui è cambiato il suonatore, ma la musica è sempre la stessa. Voi non vi rendete conto che il nuovo sindaco Carlo Filosa non è uno scarpanotto qualunque, è un laureato notario che l'arciprete non può manovrare a suo piacimento. Cesare, hai dimenticato che a Marano la famiglia Teneo tiene tutto in mano. Il notaro Treuleso con la sua laurea si sicurisce il di dietro. Lui ha da fare i conti sempre con noi. Bene, allora incominciamo a farli subito questi conti. Cesare, vedi che cosa ha combinato questo integrato infedile. Così fare conti con la giustizia per abuso d'ufficio. Non ti avrebbe. La fortuna è sempre con questa, papà. Ma se ci fosse anche tuo fratello Leonardo a guardarti le spalle, sarebbe meglio. Papà, il problema non è questo, eh? Il problema è che... Devi convincere? Certo, perché io questa qui la porto sempre dietro, eh? E c'è da fare festa a me, ancora a denaro. Figlio mio, mostra quanto è necessario ma non usarla mai, che ti comprometteresti per sempre. Oh, e poi vedi quello che devi fare per il paese tuo, per figlio. Se il paese tuo ce lo curi ne raccoglierai poi i frutti. Per prima cosa, fai costruire la casa comunale, fai restaurare la canonica, fai costruire le strade per Mola, per Casino Rado, per la Selva, fai costruire le scuole, perché la scuola è importante per tutti gli uomini che stanno crescendo adesso, perché c'è troppo analfabetismo. E poi le fontane, che l'acqua è importante per i cristiani e per gli animali. Io mo li lascio perché... Momento! Ricordati quello che ti ho detto, perché io mo mi sto facendo vecchio e aspetto che il signore mi si chiama. Va, e come ti permetti? Signor consigliere Pasquale Perpetto, non andrò da questa, non da là. Perdonate. Ma signor Sino, va bene, un consigliere di tirato uno a te mi fa aspettare ancora la porta. C'è il compagno, perdonatemi. No, Pasquale, grazie, io stavo per andare via, dai. Grazie. Come state, compagno? Sono fatto bene. E da parte, io non faccio aspettare nessuno, e tanto meno degli, ormai sei diventato... Dobbiamo difendere con le unghie e con i denti. La famiglia di Meno è la più acquasita che c'è. Ha già sentito certe cose, con sta orecchio mio, lui. La pembra che diceva che la ciprete di Marano l'ha criticato pure durante la messa. Cose brutte contro da lì. Lascialo dire, quelle persone vengono da me a chiedere e so io come accontentarle, Pasquale. Certo. Accomodate, mio marito. Buongiorno, Don Gran. Posso entrare? Prego, signora, accomodatevi. Signora, a me, Don Gran. Quando sono venuto di chiudo, me? Io ti ho chiudato di fare a giro, la mamma del marito. Che mi faceva fare i servizi a casa vostra. Ah, ora ricordo. E Maria come sta? Che cosa fa? È proprio di Caravaglioso sono venuto a parlare. Sapete? Sono stato portato a capo su montagna, chissà che fino a parte, mi guarda la girella, come tu faccio se la trovo, ci stiamo a morire oggi. Ma dimmi, com'è successo? Da quando è successo? E se quasi sei visto. Che le marine non venivi più a casa vostra, perché non serveva più? E allora stavamo a casa senza fare niente. La mattina, la Guardia Nazionale, un capitano della Guardia Nazionale, sì. E mi dicevi, il fronte di arcigrede, mi dicevi che servivano un guaglione, perché aveva arrestato a cucinare gli operai, che stavano a fare una strada a Palermo. E io ce l'ho mannato, pure perché non mi ho detto più 10 lire di anticipato. Ma poi, passato 3-4 giorni, mi ha mandato il marito e mio marito, e non trovate né marito, né mio operai. Come scendette, subito gli ha parlato con il capitano. Ma chi se non l'ha fatto la mano, dicendo che esse l'aveva detto a sostenere gli operati. Ma poi non sapevi più niente. Ma da quando è successo? Non avete saputo più niente di preciso? Si dice che il capitano se l'ha fatto la parte di cucina e Maria l'ha voluto proteggere per i casi, non me l'ha mai. Signora, non disperate, su, ma fin da un precedente, vi ci siete di voi? E come ci sono prima di volta? E non da volta? A giustizia che mi chiede giusto, quindi che c'è stato prima di voi. Ma mai la fatta tutta a mano la famiglia che è. E tutti danno paura di si picciare, e che la povera figlia mia, sai che fino a faccio, la povera a me. Signora.